maggio 2014. Vago per la città dopo essere tornato dalle vacanze pasquali in quel di Ostuni, dove imperversa una infuocata campagna elettorale. E porto con me delle impressioni che ho colto qua e là e che mi hanno fatto riflettere e anche forse un po' sorridere. Se è vero che il sorriso è un riso di riflessione. Potrei parlare del vocabolario della politica ostunese. Una sera ero in una pizzeria e un gruppo di ragazzi, parlando di un nostro comune amico, ha detto che sta pensando di mettere su una lista di professionisti. La cosa mi ha fatto molto sorridere, perché questo termine professionisti, usato e abusato nella provincia italiana, è un luogo comune che dovrebbe essere sinonimo di professionalità, no? E comunque di saper fare. Come se il professionista fosse garanzia di una buona politica, della riuscita di una buona politica. Io, oltre a sottolineare il fatto che questi giovani, che sembravano quasi inorgogliti da questa espressione, lista di professionisti, non mettono in discussione più niente, sono acritici, ricevono questi input e poi li diffondono, diventano essi stessi megafono di questi input, che diffondono un'ideologia distorta, sbagliata. Io credo che in politica funzioni così: le persone dotate di maggior sensibilità umana ed esistenziale hanno il compito di individuare i problemi, di metterli a nudo, problemi che magari persone impegnate quotidianamente nei propri tecnicismi non sono in grado di cogliere, perché le loro sensibilità sono, come dire, incriccate dalla matematica e dall'ingegneristica tecnocratica di quello che devono fare per vivere, o meglio per fare i soldi. E poi, dopo che il politico ha individuato i problemi ed espone la sua visione, spetta al tecnico metterla in pratica, tradurla tecnicamente. In qualche modo il tecnico dovrebbe avere il compito di prendere il sogno, fra virgolette, I Have a Dream di Martin Luther King, per citare una frase famosa di un leader famoso, e farla diventare realtà, applicarla alla realtà, con ovviamente i dovuti problemi derivanti da questa traduzione, da questa applicazione. E poi tutta questa sfilza di movimenti, no? Personali, che appoggiano determinati candidati. Io appoggio Tizio, io appoggio Caio, che sono la quintessenza di quella mentalità, no? Che ha distrutto il Sud e che a Ostuni ha trovato l'epicentro di sempre, cioè il clientelismo, quell'atteggiamento di concedere dei diritti alle persone facendoli risultare come se fossero dei favori, no? Quell'atteggiamento, io appoggio Tizio perché Tizio è portatore di determinati interessi, e poi alla fine, se Tizio viene eletto in consiglio comunale, mi favorirà poi nel lavoro e mi farà fare soldi. Detto in modo grezzo, in modo bruto, ma è così. Io, candidato in Ostuni Bene Comune, vorrei sottolineare ulteriormente questo concetto di bene comune. Una comunità di persone non va da nessuna parte se non si percepisce, se non percepisce il concetto di bene comune, la filosofia che c'è dietro questi due termini. È inutile inseguire
differenza tua, le chimere clientelari di qualcuno che magari potrà farti star bene un anno, due anni, per contro alla prospettiva di una politica che invece deve essere di lungo periodo e tenderà a farti bene, a farti star bene per sempre. Un tipo di politica in cui se ricevi un posto di lavoro non sarai costretto tutte le volte che c'è una campagna elettorale ad un esercizio del tuo galoppinismo e ad andare dal tizio e dal caio ad appoggiarlo. Questo concetto di appoggiare è un concetto farlocco, come si direbbe dalle mie parti, dove vivo adesso nel milanese. Non c'è bisogno di stare in pianta stabile a Ostuni. Tutte le volte che io torno, e ci torno spesso, i problemi all'orizzonte sono sempre gli stessi e soprattutto sembra un posto dimenticato dal tempo, o meglio dove il tempo si è fermato. Sembra una città uscita da un romanzo di Gabriel García Márquez. Così non andiamo da nessuna parte. È d'obbligo un mutamento di mentalità. Noi dobbiamo cambiare mentalità. Solo cambiando mentalità noi ci percepiremo come persone degne di vivere e non di sopravvivere, perché al momento a Ostuni sono 50 anni che si sopravvive con la lusinga del piccolo interesse personale e dell'orticello individuale. Vota Ostuni Bene Comune 24 e 25 alle amministrative.